Abbiamo già parlato di violenza, abbiamo parlato di soprusi sul web, abbiamo parlato di associazioni antiviolenza o pseudo-associazioni che adescano le vittime. In studio però ci è arrivata un'altra lettera di una donna che ha sofferto e che ha subito questo genere di esperienza e noi non ce la siamo sentita di non ascoltarla. Per cui tra poco saremo in studio qui in collegamento telefonico con Marina che ci racconterà la sua storia e poi in seguito in un secondo momento con l'esperta in criminologia nonché grafologa e giornalista Giovanna Sellaroli. A tra poco, dopo la sigla. Bentrovati a Storie dal Web, abbiamo con noi Marina. Marina è una ragazza che ha avuto una vita non di certo facile, ce la racconterà, ma che, come ben sappiamo, come succede sempre ogni volta che abbiamo a che fare con le vittime di violenza, con le persone che hanno sofferto e che comunque sono caratterialmente più fragili rispetto alle altre, succede che vengano adescate da persecutori sul web, da persone che sono lì pronti come gli squali a fare di queste persone la loro preda. Marina, ben trovata. Buonasera, Eleonora. Marina, allora, tu hai avuto una vita diciamo non semplice. Ce la No, vuoi vabbè, diciamo sintetizzare? che la mia vita è stata semplice, nel senso che sono nata in una famiglia amorevole, comunque nel benessere i miei genitori mi hanno dato tutto, e era una famiglia insomma piena d'amore, però diciamo un po' repressa, ecco, mi hanno tenuto i miei genitori un po' troppo controllata, sotto controllo, e quindi non avevo molte esperienze, e ho avuto un matrimonio sbagliato, che diciamo un po' per convenzione si è trascinato, quindi un marito che diciamo un po' voleva godere più che altro del benessere, della posizione sociale della mia famiglia, ci ha sempre un po' vissuto addosso. Non è stato, diciamo, un matrimonio proprio d'amore, infatti ho avuto una sola figlia, un'unica figlia in tanti anni di matrimonio e purtroppo quello che non è stato facile è che praticamente in 6 anni la mia vita si è sconvolta perché ho avuto 3 lutti importanti, uno dopo l'altro, ho visto morire prima papà, poi mio fratello, un ragazzo giovane, alto sportivo e poi alla fine mamma. Io ho lavorato in telecom, ci ho lavorato quasi 24 anni, quindi ero in direzione negli ultimi anni e chiaramente da questi lutti ero un po' già indebolita, per cui mio marito, che era da sempre stato, nonostante che campasse quasi del tutto addosso a noi, quindi quasi un nulla facente, però sempre un po' arrogante, e ha cominciato a usarmi delle vere e proprie violenze psicologiche che prima, quindi sminuendomi continuamente, addirittura mi diceva che ormai insomma ero una larva, quindi dovevo vergognarmi in confronto ai miei amici, alle mie colleghe, non dovevo andare più al lavoro e alla fine praticamente è passato anche alle mani, insomma veri e propri maltrattamenti, fino a che nella sera del novembre del 2013 insomma è successo qualcosa di terribile e inspiegabile perché lui addirittura con pugni alla testa, insomma, forti, diciamo che si è fermato solo quando la bambina si è svegliata dal sonno e ha urlato: papà, che stai facendo? E però lì praticamente lui in ospedale è riuscito, non so come, perché io sono arrivata praticamente col naso rotto, tutta rotta, tutta come fatta, a convincere una dottoressa dell'ospedale lì, insomma, dove vivevamo, che io ero una matta, che io mi autolesionavo, mi volevo defenestrare, quindi alla fine addirittura sono stata trattenuta io in ospedale, in regime addirittura di TSO per 7 giorni. E dopodiché, chiaramente, però, nella cartella clinica c'è scritto, perché poi durante il ricovero hanno capito, quindi c'è dichiarata tutta la violenza. Addirittura hanno poi interrogato la bambina, c'erano le sue dichiarazioni, eccetera, però diciamo che da quel giorno in poi io sono rimasta sotto il suo completo dominio, perché lui ha isolato da me parenti, amici e quant'altro. Mi ha portato un notaio in casa, mi ha fatto firmare per lasciare il mio lavoro alla Telecom, ripeto, 24 anni, quindi
non pochi, si è appropriato di una cospicua liquidazione di insomma tutti i beni di famiglia, eccetera, tutto ciò che mi avevano lasciato mamma e papà, traslochi a mia insaputa, firme false a mio nome, insomma ha combinato un disastro. Mio marito comunque nel 2017 poi è sparito, lasciando in pratica me e mia figlia nel nulla, dopo che mi aveva defraudato di tutto. Mia figlia era ancora minore, aveva 16 anni, quindi. E nel frattempo però, nel 2015, anche se io non denunciavo, diciamo, era un po' sotto il dominio di quest'uomo, un po' per paura di mia figlia, un po', ripeto, perché lui ne aveva già lui fatto terra bruciata, allontanata da tutti, era intervenuto in qualche modo lo Stato nel comune in cui abitavo attraverso un'assistenza sociale che era venuta a casa a prendermi, dicendo che c'erano comunque già dei procedimenti in atto contro mio marito tramite segnalazioni, non so, di medici e di quant'altro. Quindi mi convince a liberarmi, insomma, di questa cosa, ad andare dai carabinieri a dichiarare tutto, e poi mi assegnò, mio marito andò via di casa, lei mi assegnò a un centro a tanto casa, dove io vivevo con mia figlia, però loro mi avevano dato due avvocatesse, un supporto psicologico e quant'altro, insomma forse potevano effettivamente aiutarmi. Però dato che io, diciamo in questa solitudine, io che prima ero una donna attiva, lavoravo, badavo mia figlia, eccetera, nella mia solitudine cominciai a andare su Facebook, che io non avevo mai neanche avuto in vita mia. E così attraverso altre conoscenze fui contattata un giorno dalla presidentessa di qualcun altro, aveva dato comunque i miei recapiti, dalla presidentessa di un'associazione antiviolenza che mi convince, insomma in qualche modo, parlava in modo molto convincente, molto suadente, che lei era una grande presidentessa, una persona importante, mi mostrò sulla sua pagina foto con tanti personaggi importanti e tutto il resto, e mi disse di affidarmi a lei e non dar retta, diciamo, questo centro vicino casa, mi disse addirittura potrebbero conoscere tuo marito, magari ti stanno a fare il doppio gioco, eccetera, eccetera. Dice, io ti mando il mio referente, quello che sta nella tua città, e lui ti porterà dal nostro avvocato, ti aiutiamo noi. Io lei non l'ho mai vista, sentita solo al telefono, e soltanto il referente, diciamo un solo giorno, due ore, non mi portò da questo avvocato, mi fecero firmare una tessera di associativa, insomma, e presero i mandati, e presero i miei documenti originali, tra l'altro, neanche quelli in copia, quindi io mi affidai totalmente, e vabbè, per più di un anno comunque loro hanno finto di fare qualcosa, e io chiamavo, sì, non ti preoccupi signora, c'è tutto qua in procura, stiamo facendo, stiamo dicendo, alla fine comunque mio marito è sparito, io e mia figlia ci siamo trovate da sola, una persona che conoscevamo, che era poi proprio la persona che mi aveva messo in contatto con questa presidentessa, è venuto il nostro supporto, sempre su, diciamo quasi suggerimento della presidentessa, che si diceva sconcertata del fatto che il suo avvocato non aveva agito in tempo e quindi ero rimasta in quella situazione, dice sì, fate una cosa, visto che non avete più nulla da fare, anche perché mio marito aveva fatto di tutto, debiti ovunque, e anche, ripeto, con mie firme false, quindi venivamo a dire. Marina, abbiamo, allora, io ti sto facendo parlare perché avverto nella tua voce proprio il bisogno comunque di esprimerti e di raccontare fino in fondo questa storia. Ti chiedo soltanto un attimo, 60 secondi di pubblicità e poi torniamo di nuovo insieme. Mettersi a nudo, un libro sincero, in cui Eleonora Giovannini narra gli anni trascorsi insieme ad Alda Merini, svelando verità curiose e sconosciute, dialoghi, incontri, momenti, insieme alla grande scrittrice, dove emergono esperienze e relazioni sentimentali. Un intreccio di storie inedite in cui due donne affrontano quei demoni della vita comuni a tante donne. Da oggi il sistema innovativo SoClear risolve tutti i tuoi problemi di lettura.
Le lenti SoClear sono autoregolabili e sono progettate con un'ampia gamma di correzioni da 0.50 a 2.50. Approfitta subito della nostra super offerta. Solo per questo mese potrai avere due paia di SoClear all'incredibile prezzo di €39,90. Marina è una storia che rappresenta un po' tutte le donne che, come lei, hanno subito violenza nel corso della loro esistenza e che poi sono state anche adescate da pseudo-associazioni, come è capitato a lei. Marina, tu quando hai iniziato a parlare di questa triste vicenda, hai comunque fatto un riferimento molto particolare, cioè hai dichiarato che sei stata tu contattata e non sei stata tu a contattare l'associazione. Questo ci fa pensare che comunque quando si naviga sul web si è un po' confusi e spesso non si è del tutto preparati, poiché raramente un'associazione antiviolenza seria si mette comunque a telefonare, a cercare tramite i social le vittime, ma questo una vittima non sempre riesce a comprenderlo e a capirlo fino in fondo, ed è capitato anche a te. Come si è conclusa poi questa vicenda? Insomma, nel senso che è passato molto tempo, per quanto tempo hai avuto a che fare con loro? Un anno e mezzo circa, e la cosa è diventata tragica, la sintetizzo perché altrimenti la storia è lunga, perché quando io ho scoperto quello che stavano facendo, in realtà erano loro che facevano proprio il doppio gioco, addirittura con la famiglia di mio marito, quindi cercavano di mediare più che tutelare mia figlia, e li ho ricusati, cioè nel senso che ho detto a sta donna: ma che diamine ne hai combinato, mi trovo in un paese non mio, in una trappola di morte. E questa persona ha cominciato a contattare ovunque i servizi sociali del paesino in cui mi trovavo, soprattutto un paesino piccolo, diciamo di 1500 abitanti, non c'è tanta cultura neanche su queste cose, quindi addirittura sacerdote, servizi sociali, eccetera, eccetera. Mi sono ritrovata che mi hanno tolto mia figlia, i servizi sociali. Io sono stata perseguitata per un anno da mi hanno affidato un'amministratrice di sostegno, addirittura hanno detto che io non stavo bene, e finalmente poi sono riuscita a liberarmi di questa donna, almeno questo l'ho ottenuto. E niente, una persecuzione continua sia sui social, dove il referente napoletano mi diffamava e scriveva cose orribili su di me, e sia a livello, hanno agito in modo subdolo, perché hanno contattato chiunque per farmi terra bruciata. Alla fine mi hanno istigata, mi hanno anche denunciata, ho avuto due processi, dal primo sono stata assolta in formula piena, il secondo è ancora in corso. Quindi la sintesi è questa: io da donna, diciamo, sono una donna di buona famiglia, ho sempre fatto il mio dovere, lavorato, addirittura mantenuto questo marito da cui poi ho avuto violenze di ogni genere quando sono morti miei, alla fine per colpa di questa associazione, perché lo Stato era intervenuto in mio favore nonostante tutto, per colpa di questo adescamento, da vittima mi sono trovata carnefice, addirittura perseguitata dalle istituzioni, dalla legge e da quant'altro. E questa persecuzione continua per mezzi, diciamo, proprio subdoli, addirittura vengono mandate raccomandate a privati ancora in questo paese da parte del referente napoletano, proprio con l'intenzione di distruggere. Del resto è stato scritto sui social dalla presidentessa che non troverà pace finché almeno non avranno rinchiuso. Marina, io dico che comunque tutto questo, che è il prototipo dello stalker, possiamo dire, mi fa pensare proprio ad un copione, perché la tua storia è molto simile alle altre storie che sentiamo tutti i giorni, perché le dinamiche sono identiche, sia in termini legate alla persecuzione, sia per quanto riguarda il modus di reagire a queste provocazioni. Quindi io esorto sempre a non rispondere mai, a spezzare questa spirale, di questo ping pong, come lo chiamo io, che è frutto di violenza verbale ed è un modo per provocare la vittima, per annientarla, come hanno cercato di fare con te che ti sei ritrovata a questo livello, fino a questa esasperazione,
proprio perché probabilmente nella tua vita è mancato quell'elemento base fondamentale che ci aiuta ad avere successo, realizzazione, che si chiama amore. E di questo io vorrei parlare anche con la nostra ospite presente in studio, che è la giornalista, grafologa ed esperta in criminologia, Giovanna Sellaroli, che saluto. Buongiorno, grazie Eleonora. Beh, più che la mancanza di amore, io direi che potremmo mettere un po' a fuoco le persone che non sanno amare. Non c'è nulla di più complesso di una relazione interpersonale, di una relazione di coppia. L'amore, la vita di coppia è sempre dedizione, innanzitutto dedizione, apertura verso l'altro. Amare qualcuno significa principalmente saperlo ascoltare e non riversare sull'altra persona troppe ansie. Amare qualcuno è condivisione, sapere entrare in empatia con l'altro e quindi accettare le debolezze dell'altro, entrare un po', come potremmo dire, nel suo punto di vista e aiutarlo a scegliere, aiutarlo a sorreggerlo nei momenti di difficoltà e soprattutto difenderlo quando viene attaccato o quando è più debole e quindi nelle situazioni più difficili. Certo, è molto complicato, no? Capite che è una delle cose più complicate che si possano fare. E soprattutto amare significa non dover essere obbedienti, cioè l'amore non è obbedienza cieca, non è imporre la propria volontà e quindi ed esclude, soprattutto l'amore esclude la dipendenza. E, sono tante purtroppo le persone che non sanno amare, uomini e donne anche, e spesso non è il livello culturale basso o la situazione socio-culturale, purtroppo è una cosa che può toccare tutti, tutte le classi sociali. E, da studi recenti, numeri recenti ci dicono che solo un caso su 100, solo in un caso su 100, i responsabili di violenza sono dei veri criminali. In realtà, nella maggior parte delle situazioni, parliamo di uomini qualunque. Certo, le radici i motivi per cui in una famiglia poi scoppia la violenza sono molteplici. Io lascerei un po' da parte quelle che sono proprio le psicopatologie o i disturbi di personalità importanti che portano poi ovviamente a situazioni criminogene o a situazioni estreme, ecco, le definirei così estreme. Cosa rende una persona violenta nell'ambito familiare? Cosa rende una persona violenta che normalmente non lo è e quindi che non possiamo definire un criminale? E sono molteplici e spesso neanche si riescono a capire le motivazioni. Certo, una persona che ha delle reazioni violente o che non sa gestire bene le proprie pulsioni, che non sa gestire bene i propri impulsi, è ovvio che è sempre una persona che comunque ha avuto delle sofferenze. E quindi, insomma, è chiaro che c'è qualcosa che non ha funzionato bene. Però non sempre poi è così semplice individuarle, non sempre è come dire, un percorso semplice e facile. La violenza purtroppo è molto più maschile che femminile. Oggi è molto più facile, no? Divorziare, separarsi, quindi quando una cosa non va, bisogna avere la capacità di cogliere in anticipo i segnali che poi ci porteranno la persona, che possono evolvere in maniera negativa e che quindi possono portare a delle violenze importanti in famiglia. E sono Giovanna, sono segnali che vorrei approfondire con te tra un momento dopo la pubblicità.
Mai come oggi, la sanificazione e l'igienizzazione degli ambienti diventano un nodo fondamentale per garantire la sicurezza di ogni ambiente. Si parla quindi di prevenzione rispetto alla diffusione del contagio da Covid-19 e aziende come Cristanini S.p.A. sono in prima linea con i propri prodotti al fianco dei nostri più importanti corpi militari e civili. Tecnologie brevettate che giocano un ruolo importante soprattutto in questo momento, in cui è ancora più fondamentale l'igienizzazione non solo delle persone, ma anche di quello che utilizziamo e ci circonda. Il Regina Isabella è al centro di una tranquilla baia, tra scogli, spiaggette private e verde della pineta mediterranea. Si respira la cultura di un savoir vivre italiano, votato all'eleganza e al bello. Servizi curati e personalizzati offrono piacevoli momenti tra i colori e il calore partenopeo. Una vita vissuta bene, all'insegna del gusto, benessere e vitalità. www.reginesabella.it Piazza Santa Restituta 1, Lacco Ameno Ischia. Bentornati a Storie dal Web, siamo qui in compagnia di Giovanna Sellaroli e stiamo affrontando un tema molto delicato, che è quello della violenza sulle donne e soprattutto sulla personalità poi che si va a strutturare, no? In questo senso, poi perché è sempre molto spesso l'uomo che esercita violenza nei confronti delle donne. Beh sì, certo, spesso è l'uomo, anche se ahimè non mancano situazioni in cui sono le donne ad essere più aggressive, ma diciamo che possiamo delineare un po' la struttura di personalità dell'uomo che è diciamo un aggressore nella vita domestica. Possiamo così in modo molto grossolano suddividerlo in quattro tipologie precise. C'è la persona, il cosiddetto controllore, cioè colui che teme che possa in qualche modo perdere il dominio o l'autorità sulla persona che gli è accanto, o che addirittura questa autorità possa essere messa in discussione e quindi pretende di esercitare un controllo sul rapporto proprio perché sulla persona, proprio perché teme questo. E quindi a volte esercita questo controllo non solo sulla compagna, sulla persona che gli è accanto, ma anche sugli altri componenti della famiglia. C'è poi un altro profilo, che è quello che potremmo definire il difensore, cioè colui che difende se stesso perché non riesce, non vuole riconoscere l'altrui autonomia. Avendo il timore di un abbandono, di essere abbandonato, sceglie proprio di sopraffare la persona e di fare in modo che l'altra persona non sia autonoma. Anche questo è una forma per non perdere il controllo. E poi c'è anche un'altra tipologia, che è la persona che è in cerca di approvazione e quindi ha bisogno di ricevere continuamente dall'esterno approvazione per quello che fa, per come è, e qualsiasi critica che potrebbe anche essere costruttiva, no, in un dialogo interpersonale e in un rapporto di coppia, diventa invece una forma, cioè un qualcosa di inaccettabile. E quindi questo scatena la reazione aggressiva. E poi c'è diciamo l'altra tipologia che si potrebbe definire l'incorporatore, cioè colui che tende ad avere un rapporto totalizzante, proprio una fusione con l'altro, con la compagna, con il partner, e sente come minaccia reale la perdita della persona che gli è accanto. Quindi la vive proprio come una minaccia continua, quotidiana, e quindi ha proprio il terrore di perdere l'oggetto d'amore, che per lui che per questo tipo di persona potrebbe diventare proprio catastrofica, perché non potrebbe mai accettarla. E poi c'è anche un'altra categoria di persone diciamo oggi, al giorno d'oggi, in quest'epoca così dell'apparenza, i social, in cui ognuno
può ritagliarsi uno spazio, può ritagliarsi la propria, una propria visione, può apparire, non solo può dire, ma può anche apparire, c'è proprio la figura del narcisista. Ovviamente il narcisista ha vari livelli, vari stadi. Ora io mi sto soffermando semplicemente non sulle patologie, ecco, quindi non tocchiamo l'aspetto patologico, no? Perché ovviamente lì entriamo in un campo molto più complesso che non mi compete neanche. I narcisisti in generale hanno la necessità continua di ammirazione. Sono insofferenti ad ogni tipo di, non solo di critica, ma anche di appunto, potremmo dire, e sono anche inclini a sfruttare gli altri, sono inclini proprio ad attribuire agli altri responsabilità, colpe di quello che poi di negativo magari potrebbe capitare a loro o di quello che loro non riescono a gestire bene. E sono, appunto come Narciso lo dice la parola stessa, si nutrono proprio dello sguardo altrui e necessitano quindi continuamente di ammirazione e di continua attenzione. Vivere accanto a un narcisista, anche se, ripeto, non estremo, non, assolutamente non patologico e non estremo, è comunque estremamente difficile per la persona che è accanto ad un narcisista. E quindi nella coppia normalmente tendono ad essere dei dominatori e attirano quelli che attirano l'attenzione e questo fa in modo che sottomettano l'altro e soprattutto tendano ad isolare l'altro. E quindi praticamente il narcisista fagocita la persona che gli è accanto, perché il protagonista è sempre solo lui e quindi è davvero fagocitante ed è una fatica terribile stare accanto a un narcisista. Giovanna, dal punto di vista della grafologia, come riusciamo ad identificare queste persone? Beh, la grafologia intanto diciamo molto velocemente che è una disciplina che su base scientifica, la scrittura, la manoscrittura non è un gesto meccanico, ma è un gesto estremamente complesso che parte dal cervello e non solo. Se pensiamo che un bambino impara a scrivere il modello calligrafico che gli viene insegnato nell'arco di un anno lungo e faticoso, perché non è assolutamente facile imparare a scrivere, a noi sembra una cosa banale, in realtà non lo è affatto. E la scrittura è un gesto estremamente complesso che è il frutto di tutta una serie di interconnessioni neuronali e cerebrali. Tant'è vero che gli studi recenti delle neuroscienze hanno dimostrato che la scrittura a mano attiva molte più aree cerebrali. Sono stati fatti numerosi studi e ricerche su bambini hanno insegnato a scrivere a mano, e mentre di fronte ai bambini che invece hanno imparato a scrivere sui tablet, sulle tastiere, hanno scoperto che i bambini che hanno imparato a scrivere a mano hanno appreso molto, molto di più, hanno memorizzato di più, praticamente hanno imparato più cose perché hanno attivato più connessioni neuronali. Quindi, insomma, la scrittura a mano è un atto estremamente proprio e personale di ognuno di noi, tant'è vero che viene paragonata a un'impronta digitale, quindi è unica per ognuno di noi, è un gesto proprio unico, profondo, che ci appartiene. Certamente la grafologia non ci dice se una persona evolverà come un criminale o se una persona diventerà un ladro, assolutamente no. Il grafologo non fa diagnosi, non fa previsioni di nessun tipo. Dalla grafologia, che è lo studio di ogni segno grafico, quindi anche di un accento, di una virgola, a seconda di come viene vergato sulla carta, sulla pagina, è importante, ha un suo significato. Dalla scrittura diciamo che noi possiamo
capire quali sono le nostre inclinazioni, quali sono le nostre paure, quali sono le prospettive che potremmo avere per il futuro, come affrontiamo il futuro. E per tornare al nostro tema di oggi, del rapporto di coppia tra due persone, quindi anche nei rapporti di amore, dalla scrittura noi possiamo un po', come dire, misurare la capacità di ognuno di noi di amare, perché sembra banale, ma in realtà è una cosa molto complessa e molto difficile. E io volevo farvi vedere un piccolo esempio. Vi avevo portato la scrittura di Picasso. Tutti sappiamo che è stato un grande genio, un visionario, uno dei, ovviamente una delle persone più geniali che l'arte possa conoscere. Se noi guardiamo la sua scrittura, ci accorgiamo, cioè dal punto di vista proprio strettamente grafologico, vediamo che si tratta, come potete notare, di una scrittura irregolare, che non è neanche tanto leggibile perché è molto rapida, quindi le lettere vengono quasi un po' trascurate, diciamo, quindi non ha una grande leggibilità. C'è un movimento agitato, un po' nervoso, ci sono molti angoli acuti, è molto inquieta. È una scrittura, dal punto di vista grafologico, tormentata e irrequieta. Perché ho voluto farvi vedere questa? Perché uno dei biografi più importanti di Picasso ci ha detto che lui, in un'intervista, ha detto che ogni volta che cambiava donna, lui aveva desiderio, aveva come la voglia di bruciare la precedente, ovviamente in senso metaforico, è ovvio. Però noi sappiamo che lui è stato un tombeur de femme, ha avuto tantissime donne e molte delle sue compagne hanno sofferto terribilmente, perché lui le ha fatte soffrire tantissimo. Addirittura alcune di loro hanno tentato il suicidio dopo il rapporto che hanno avuto. Quindi è stato amato da tante donne, ma lui le ha fatte soffrire praticamente tutte. Che cosa ci dice quindi la sua scrittura? Ci parla di una persona estremamente egocentrica, molto concentrata su se stessa, di una persona così istintuale che a volte riusciva ad essere anche sadico. Lo vediamo dai tratti molto, molto affermati, da queste barre delle T un po' molto pesanti. Insomma, ci sono tanti segni grafici che ci parlano quindi di una personalità, sì, di un vero genio, ma dal punto di vista dell'affettività, una persona con la quale davvero era molto difficile stare insieme, che insomma era piuttosto impegnativo dal punto di vista del rapporto affettivo e dell'affettività. E bisogna dire che comunque l'analisi grafologica è molto interessante. Purtroppo oggigiorno, che vediamo che attraverso il web le persone interagiscono non di certo attraverso la penna, ma attraverso la tastiera, e nel verificare insomma quanta violenza verbale ci sia, e quindi forse quante forme di patologia, quanti narcisisti, insomma troviamo anche nel mondo della politica, oserei dire, ma un po' in generale. Visto che questo patrimonio della scrittura ormai si è perso, ormai secondo me perlomeno quasi è andato quasi perduto, non abbiamo più tanto degli elementi che ci possano far indagare sulla personalità di qualcuno, perché ormai nessuno sa più scrivere, e comunque anche se scrivessero una lettera, la scrittura credo che non sarebbe più quella spontanea di chi coltiva no, lo scrivere stesso. E quindi ecco, Giovanna, mi sentivo anche di fare questa osservazione. Vedo che la giuria, tra l'altro, la regia ci sta facendo anche dei segnacci, ma io ho volutamente prolungato questa puntata perché ritengo che sia anche molto educativa, che comunque non dobbiamo soltanto parlare di storie in modo macabro, ma dobbiamo farle in maniera costruttiva.
È un patrimonio quello della scrittura a mano che non dobbiamo disperdere. Certo, non possiamo pensare di tornare al passato, però non dimentichiamo la manoscrittura, tant'è vero che è già da qualche tempo che è partita una campagna mondiale proprio per non disperdere l'abitudine della scrittura a mano, e soprattutto le ultime scoperte delle neuroscienze, diciamo, ci confortano un po' e ci dicono che i bambini non devono imparare l'apprendimento manuale della scrittura, perché è molto importante proprio per la crescita personale. E tra l'altro invito anche gli adolescenti a non dimenticare completamente la scrittura a mano, perché disperderebbero un patrimonio a loro disposizione, un patrimonio che li aiuta e li accompagna nella crescita e verso la maturità. Giovanna, il nostro tempo si conclude qui, ci siamo dilungati un po' troppo, ma credo che l'argomento lo meritasse. Io spero che tu tornerai con noi anche a settembre a parlare di nuovo di grafologia e di queste storie che meritano tutta la nostra attenzione. Ok? Quindi noi ci sentiamo per settembre a questo punto. Buona estate a tutti da Storie dal Web.